E benvenuti in questo nuovo video. Oggi una nuova degusta box, non so se si sta vedendo. Ah, grazie Gabriele. È quella di maggio, andiamo a vedere cosa c'è dentro. C'è anche un ospite speciale alla mia sinistra, che è mia sorella. Ciao a tutti! Che è una sbircio. Mi stavo affettando con le forbici. Allora, comunque è sempre interessante quando lo apri così, tipo, ah, che sta cosa c'è dentro. Non so se è una sbaglia che gli hanno ridato quella vecchia alla mamma. C'è del detersivo. Allora, c'è qualcosa che riguarda, il cura lavatrice della sole, quindi qualcosa di diverso che non è sempre cibo, perché ci sono cose interessanti. Molto, molto interessanti. Ve le faccio vedere velocemente, poi le andiamo a vedere così qui. E poi c'è sempre l'offerta della degusta box, quella speciale. Allora, questi sembrano già buoni. Ci sono questi, brava, tu guarda se si vede. I gran pavesi sono le sfoglie cotte al forno Mais. mais, vabbè, di mais. E volevo guardare se sono senza glutine, per disgrazia divina, ma non sono senza glutine. Quindi, poi, vabbè, ma questi li conosciamo già, però. I pick up, che sono due biscotti con dentro cioco e milk, cioccolato e latte. Poi, non sono le appoggiate. Qua c'è il pane della Morellato, che si, a fette. Morato, Ah! Quelli sono i gioielli! Della Morato. E sono, vabbè, questi qua in realtà li ho già assaggiati, comunque si sono un po' schiacciati, ma non tantissimo. Sono quelli con la fetta spessa e alla lievitazione. Quindi pane, poi un'altra birra, così almeno mi sa che ne posso vedere abbastanza. Questi cosi sono fasuli. Poi brioche ai 7 cereali e semi della Bauli. Sono una novità e hanno il 40% in meno di zuccheri. Poi una scatoletta di tonno all'olio d'oliva. Questa qui è tutto tonno ed è da 160 grammi. E poi ce n'è un'altra invece più piccolina da 80 grammi. Poi, il tè dell'estate, infusion mix, tè nero con zenzero e limone. Chissà se questo qui è senza glutine, almeno questo magari. Mai Sì, assaggiato. questo qua è senza glutine, almeno uno. Ah, ma ce n'è un altro! Ce n'è un altro, ce n'è un altro! Questo qui è tè nero, salvia e agrumi, questo lo so. Quello non mi. Tu quello là non lo puoi bere, perché è quello Perché? zenzero. E tu sei E sono da 400 ml. Poi c'è della Santal arancia rossa, senza zuccheri aggiunti. Poi E poi c'è appunto il Pura Lavatrice Express igienizzante del marchio Sole, una dose, beh ovviamente, c'è scritto che con essenza di eucalipto rimuove sporchi e batteri, elimina i cattivi odori ed è efficace in cicli brevi e a basse temperature. Wow, che brava a leggere al contrario. Poi, qui dentro c'è
un barattolo di solo pomodoro Mutti Parma, questo qui è sugo semplice con pomodoro datterino, 100% italiano, vediamo se è senza glutine. Non c'è scritto. Gabriele fa urlare sua sorella. Non c'è scritto senza glutine, quindi magari Gabriele tu questo paio ti rimane. Io voglio vedere. Poi, dei chewing gums della marca Daigum, Insta White. Mai assaggiati, questi qui sono nuovi, sono blu. Giada, tu ci devi stare lontano. È quello che se no poi la dentista se la prende con me. Cos'è? È una barretta bio frutto con morbida frutta bio. Vediamo se questa qui è senza. Questo qui è la bicocca. Sì, è senza glutine, è scritto qua. Ad alto contenuto di fibre. Io devo mangiarla. Che schifo. Poi c'è questo succo. Ma che succo? No, non è un succo. Mi sembrava un succo. Squisi. È un patè di olive e carciofi, gustoso, facile e sfizioso. Va bene per bruschette e tartine. Ma smetti, Luisa? Qua, anche questo non c'è scritto. Non c'è scritto. Cioè sembra senza buono, glutine. Però. Dentro ci sono carciofi, olive, olio di semi di girasole, patate, olio extravergine di oliva, spezie e poi acido lattico. E 110 grammi. E poi c'è ancora un'ultima cosa. Il vino! No, la birra. Che birra, eh? C'è questa birra qui, della Kozel, mai sentito. Premium Lager. Non so cosa. Lager. Quattro birra di capra. 4,6 di volume. Ovviamente non è senza glutine. È prodotta e confezionata da Birra Peroni, come c'è scritto qua. Ed è 500 ml. Noi che non siamo bevitori di birra continuiamo a accumularla. Comunque adesso puoi cucinare. Adesso vi faccio e come al solito ecco qui tutto quello che abbiamo trovato in questa degusta box di maggio. Fatemi sapere nei commenti se queste cose, alcune di queste cose le conoscevate già, se le avete già usate, se vi piacciono, tipo i tè, sono comunque gusti particolari. Fatemi sapere tutto quanto nei commenti e spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao! 1, 2, 3.